Ok, tutto è pronto per la finale di Super Smash Bros. Brawl. Abbiamo due commentatori d'eccezione, Lance e Asakara Sarabarabaratara. Asakara Karatara. Asakara Karatara, si sa. Questa è assolutamente una finale inedita, non si sono mai incontrati prima così in alto. Si conoscono da una vita. Tutti qui per vedere questa bellissima finale. Ecco SG, prova degli up tilt, a raffica, concatenata da una presa, è un dash attack. Mamma mia, attenzione! Oh, oh! Oh mamma! Oh! Oh! È Falco! Cirno non torna sul ring, attenzione! Mamma mia, la prima vita dominata totalmente da SG. 1! Oh! Ancora! Ce ne provano ancora! Mamma mia, gravissimo! Ricordiamo che Brawl è un gioco molto diverso dagli altri picchiaduro, perché bisogna cacciare gli avversari fuori dal ring, come avete visto. Non è soltanto fondamentale fare tanti danni, perché come abbiamo visto prima Cirne è morto con una percentuale bassissima. Ora inizia una fase di studio. Vediamo se si studiano. Combo combo! Ok, attenzione. Auto swing! Ma ricordiamo che l'up smash di Fox killa veramente percentuali bassissime. Potrebbe già uccidere il palco. Ma eccoci uno che fa una chain grab assurda, potrebbe cacciarlo fuori! Combo combo! Oh! Una rovesciata da terra, letteralmente, e non torna! Non torna! Aia, un altro up! Oddio, up tilt raffica da parte di SG1! Oh! SG1 si salva! Rischio tantissimo! Ah, qua c'è stata un'altra chain grab, ma non ci sta. Voleva sorprenderlo probabilmente. Presa da parte di SG. C'è da dire che SG con Fox sta ottenendo veramente risultati incredibili. Ha un gioco aereo più che non lascia tregua. Ma addirittura due stock card. Attenzione SG, questo exploit sinceramente inaspettato, ma complimenti davvero. Ora vediamo la contromossa. Un'ottima battaglia quella di SG, ma ora se la rivincita, Cirno assolutamente arrabbiato nero. E ora comincia col tornado, non ce n'è, comincia. Ancora SG, si vede che è rodato oggi, è in forma. Ancora SG. Ah, il tornado è una mossa proprio antipatica, non ce n'è. Pubblico, vogliamo un po' di tifo per questa finale di questo piccolo. Aiaiaia. Fox finisce fuori. Adesso è dura. Abbiamo già visto cosa ci ha riservato prima SG. Può senz'altro ribaltare la sorte di questo match. Non solo per quanto visto nella partita di prima, ma per tanti altri match che ha fatto durante questo torneo. Un po' di tifo per questo match combattutissimo che è iniziato al contrario. Ricordiamo che nello scorso match è stato Joe a perdere la prima vita. Attenzione che mette Knight, è terribile sia a terra ma soprattutto in aria. Qua rischia tantissimo SG e non ce la fa. Però Joe inizia a rimontare, ma non è detta l'ultima parola. Oh! Per ora sembra premiare la scelta strategica, il cambio di personaggio da parte di Joe. Vediamo come proseguirà. Senz'altro ora manca veramente poco al Meta Knight di Joe finire fuori dal ring, probabilmente con un up smash, ma neanche, è bastato un up tilt da parte del Fox di SG. Ma il Meta Knight di Cirno è veramente agguerritissimo. Il tornado colpisce proprio all'ultimo, quando poteva essere punito in qualche modo. E ora è veramente, veramente dura.
ci vorrebbe una uomo combo da solo, cioè veramente è una cosa, una situazione veramente difficile. Anche se però con un up smash a percentuali basse potrebbe in qualche modo provare a riaprire la partita. Rischio. Ha provato lo smash per killare Fox. Joe sta provando a riprendersi e... Combo, ce la fa, game! Niente da fare, down smash letale di Meta Knight. E siamo sull'1-1, ora ci sarà il match che decreterà il vincitore. No, ci ho ripensato, chissà. Magari pensa di aver trovato una possibile contromisura. Certo sarà molto dura. Abbiamo visto come è andata nell'ultimo match. In bocca al lupo, ragazzi, dai. Qua hanno rischiato entrambi tantissimo. Inizia subito combattutissimo, dopo il primo rischio. Il combattimento si fa arduo. Rivediamo le solite combo da parte del Fox di SG. Down air connesso con vari up deal. Wombo combo! Grazie. Vediamo che SG ora sta usando di più il laser, cercando di stuzzicare l'avversario dalla distanza. No! Oddio, SG! Ok, diciamo complimenti ragazzi, complimenti Joe per la sportività, in particolare che aspetta una finale con un premio così imponente in palio, si suicida. Veramente, complimenti ragazzi. Fateci sognare adesso. Un match molto combattuto, percentuale molto simile. Grandissima sportività. Sì, veramente dobbiamo sottolineare la sportività di Ciro. Comunque vada a finire questo match, in qualche modo vince il premio fair play, assolutamente. Ricordiamo che i due si conoscono da un bel po', frequentano la stessa community di ssbm.it. Sì, infatti. Punto di trovo per tutti quanti gli smasher italiani, ovviamente. Ma ora guardiamo questa finale, sembra giocata alla pari. Adesso sembra leggero vantaggio il Fox di SG, però appena viene cacciato fuori dal ring è sempre dura tornare contro Meta Knight. È sempre... Oh! Aia, niente, niente da fare per Fox. Però assolutamente sono ancora lì, basta veramente uno smash per cacciare fuori Meta Knight, che ricordiamo è un personaggio sgradissimo però anche molto leggero. Ed è questo che deve pensare in questo momento SG. È una partita giocata molto alla pari, per ora ancora sul ring, ma ricordiamo che Meta Knight sta rischiando. Ed ecco! Ne va! Meta Knight out of ring! Oh, bellissima dash dance da parte di SG1, che dimostra come anche in Brawl si possa fare assolutamente, se si è dei veri pro. Ok, situazione quasi di... Oh, caspita, quasi di parità. Esce dallo scudo molto bene, Cirno e conclude. Complimenti ragazzi, complimenti. Bella finale, bella finale, salviamola assolutamente. Commenti a caldo ragazzi. Allora, ho sbagliato il testo. Tra pochissimo sul palco le premiazioni di FIFA. Ma sì, e di tanto siamo messi da sempre. Non si può essere arrabbiati anche se ho perso. Cioè. Sì, certo, ora dicono così, lo sappiamo perfettamente. Poi dopo ci veniamo. Bisogna anche dire che se Lance fosse stato in finale mi avrebbe menato per l'ennesima volta. E invece no, grazie SG, bravo. Sì, che l'ho battuto io questo qua. Grazie a tutti. Ovviamente Brawl avete visto il gioco più bello in assoluto, cioè non scherziamo.